Buongiorno a tutti e bentrovati in questo evento un anno di zapping che ha per me e anche per voi tutti credo un valore particolare. Finalmente ci troviamo di fronte ad una televisione che ci piace, una televisione non volgare, una televisione family friendly ed è quella che noi ci prepariamo adesso a premiare e che vorremmo vedere sempre sul piccolo schermo. Un anno di zapping fa il punto su quello che è stato l'anno televisivo eh, che è andato via, ma vuole anche porre le basi per il prossimo anno televisivo, facendoci capire che quello che è importante è che la televisione sia un mezzo fruibile da tutti, genitori con figli, tutti insieme. Vederla, apprezzarla senza doverci vergognare delle volgarità e delle grossolanità che purtroppo qualche volta ci sono. Questo è il valore particolare che ha la premiazione che noi adesso ci prepariamo a fare nelle quattro categorie di eh, programmi televisivi che sono la fiction, l'intrattenimento, la tv dei ragazzi, quindi la programmazione per ragazzi e gli spot. Quattro eh, generi che hanno un'importanza determinante e che compongono non solo la tv generalista, ma tutta la televisione che noi guardiamo. Sono ancora più soddisfatta e contenta di essere qui perché mi trovo in famiglia per due motivi. Prima di tutto per i legami di amicizia e di condivisione di ideali che mi legano da anni al Moige e poi perché mi preparo a premiare personaggi della TV con i quali io ho contatto tutti i giorni nel corso della mia professione. Quindi adesso passo la parola alla presidente del MOIGE, dottoressa Anna Maria Monizzi. Grazie Marida, benvenuti a tutti. Oggi è una giornata di festa, oggi è un momento celebrativo nel quale il movimento italiano genitori ha l'orgoglio di premiare 27. Eccellenze della televisione di quest'anno, eh, a dimostrazione che la buona televisione c'è e può crescere. Il Movimento Italiano Genitori, come saprete, è un'associazione di promozione sociale. Noi siamo genitori per altri genitori, per tutti i genitori e anche voi siete genitori. L'obiettivo è quello di aiutare quindi i genitori ad essere genitori migliori. Il senso di questa guida critica è anche questo, dare eh, il sottotesto, aiutare i genitori a comprendere cosa c'è dietro un eh, programma televisivo e, e poterne così apprezzare al meglio le caratteristiche. Quindi eh, oggi quello che noi vogliamo fare proprio è ehm, celebrare la buona televisione. Eh, che per noi un momento di intrattenimento familiare può essere spunto di riflessione, oltre che di semplice intrattenimento e di godimento, anche di conversazione con i figli delle problematiche. Mm? E quindi eh, vi voglio ringraziare eh, per essere presenti e voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito al, eh, diciamo, all'evento. In primo luogo gli autori di Un anno di zapping, eh, Alessandra Caneva, Francesco Dentici, Fran Francesca Orlando e la curatrice Elisabetta Scala che oltre ad essere vicepresidente è anche la responsabile dell'osservatorio media, prima era osservatorio tv, adesso è diventato media, eh, del Movimento Italiano Genitori. Desidero ringraziare Alberto Ruggeri che è un disegnatore, disegnatore di fama internazionale che ha realizzato per noi eh, il premio che riceverete, e, che ha contribuito a disegnare anche molti libri per i bambini eh, insomma, è, ed è stato anche disegnatore per giornali importanti come l'Espresso, il Venerdì di Repubblica, il Sole 24 ore, Corriere della Sera eccetera. E le famiglie, le famiglie che vi premieranno eh, proprio a simboleggiare che eh, è, è proprio un intrattenimento familiare che abbiamo apprezzato, eh, e sono le famiglie Azzone, la famiglia Contino, la famiglia D'Amico e la famiglia Pardi, mamma, papà e figlioli. Infine un ultimo ringraziamento a Marida, a Marida Caterini che. E molto carinamente si è offerta ed è al nostro fianco con l'obiettivo di, eh, perché crede con noi che la televisione può essere migliore e voi ne siete, ne siete la prova. Grazie. La parola all'onorevole Antibon Cesaro. Eh, prego. Buongiorno a tutti, io sono qui per dare da un lato il saluto dell'istituzione che ci ospita, la Camera dei Deputati, che è orgogliosa di mettere a disposizione uno spazio ma anche un impegno a favore di attività meritorie come quelle che il Moige da anni porta avanti. Ma sono qui anche nella veste di segretario della commissione bicamerale sull'infanzia. Eh, è una commissione bicamerale che ritengo importante. Io sono un parlamentare che viene dal Mezzogiorno d'Italia e quando si è eh, insediato il nuovo Parlamento mi fu chiesto di dare una mano nella commissione bicamerale antimafia venendo da una zona difficile. Io invece ho preferito, e l'ho espresso ai miei colleghi, un impegno nella Commissione bicamerale sull'infanzia e l'adolescenza, perché penso che anche i fenomeni più tristi si combattono soprattutto investendo in prevenzione, oltre che in repressione. Stamattina siamo qui per ragionare assieme sulla importanza di una TV e di media responsabili e eh, vicini alle esigenze delle famiglie. E attenti all'educazione dei minori. Eh, poiché è, è semplicemente un saluto il mio, io mi rifuggerò in due metafore. La prima è quella di un bellissimo saggio uscito qualche anno fa, eh, credo dalla, con la, la terza e pubblicata da Sartori: L'Homo Videns. Noi siamo effettivamente in un'età in cui eh, l'uomo sapiens cede il posto all'uomo videns e tutto ciò che vediamo in qualche modo influenza il nostro essere, non è mai neutrale, ha sempre diciamo, uno scopo ulteriore. C'è in atto, secondo alcuni, una vera e propria rivoluzione antropogenetica che sicuramente passa anche attraverso l'influenza che sui nostri ragazzi e sulle future generazioni hanno i media. Di questo dobbiamo interrogarci. E di questo mondo dobbiamo sentirne e avvertirne tutta la responsabilità. La seconda metafora che vorrei utilizzare è quella di un bel romanzo di un autore a me molto caro, che è Bert George Wells, che forse è conosciuto più per l'isola del dottor Moreau oppure le guerre dei mondi. Questo autore che ha interpretato nel secolo scorso una visione fantascientifica interessante, ci ha lasciato anche un piccolo scritto che è La terra dei ciechi. Ritorna ancora alla metafora del vedere. La terra dei ciechi è un mondo in cui si fa finta di non vedere oppure si vede talmente tanto per cui la vista poi è obnubilata. Ed effettivamente questa metafora è calzante per i tempi in cui ci troviamo a vivere. Viviamo nella società in cui tutto è immediatamente visibile, tutto immediatamente accessibile, magari senza filtri per i nostri ragazzi. Però poi residua davvero poco, e quello che residua talvolta non è eh, scevro da pericoli. E nella metafora del romanzo di Herbert George Wells, fu chiesto a chi era diciamo, un estraneo a quel mondo e vedeva ciò che gli altri facevano finta di non vedere: fu chiesto di adeguarsi diciamo alla comunità dei non vedenti. Invece noi dobbiamo, secondo me, come fece nella metafora del romanzo La guida andina Nunez, avere sempre la capacità di vedere, voler vedere, voler approfondire, voler vedere con occhio critico. Ed è quanto fa l'Osservatorio eh, sui media e la televisione del Moige, già dal 98, preoccupandosi di guardare con attenzione, non in maniera superficiale, Tutta la programmazione dei palinsesti e anche quando accade in rete, e eh, traendo alla fine di ogni anno un bilancio, che è un bilancio non in negativo, ma eh, con un'attenzione particolare ai programmi di qualità che meritano di essere premiati, lasciando poi a una seria attività eh, che molto spesso, e posso testimoniarlo, sfocia anche in una sollecitazione alle istituzioni, in questo caso al Parlamento, il ruolo di critica costruttiva. Come è accaduto recentemente sulla sollecitazione del Moige è stata avviata un'indagine conoscitiva nella commissione bicamerale sull'infanzia ed una interrogazione parlamentare qui nell'aula di Montecitorio sull'uso responsabile, possibilmente responsabile da parte dei nostri ragazzi della rete. Uh, si immagini che oggi un, uh, un giovane, un nostro figlio, può a 13 anni aderire a un social network. Non si sa bene sulla base di quale presupposto giuridico questa adesione avvenga, perché non si può parlare di un contratto per adesione, poiché parleremo di un minore che non ha capacità di agire. Ma si entra in una rete globale in cui c'è tanto da imparare, molto da divertirsi. È un mondo che si scopre, ma ci sono tanti pericoli che si possono annidare ed è affidata la nostra responsabilità, innanzitutto di genitori e poi a diversi livelli di persone impegnate nel sociale, nel mondo dell'arte, della cultura o nel mondo delle istituzioni, cercare di rappresentarci queste, questi problemi eh, con spirito critico costruttivo e trovare, attraverso il dialogo, delle possibili soluzioni e quanto il MoIGE fa da anni, per cui c'è eh, in conclusione di questo mio breve intervento un ringraziamento davvero sentito alla Presidente del MoIGE, Maria Rita Munizzi, così come ad Elisabetta Scala, che da anni ha assunto la responsabilità del monitoraggio di questo osservatorio, che è partito diciamo, con un'attenzione straordinaria alla televisione, si è poi negli anni interessato anche di New Media e della rete, così come un ringraziamento va ad Elisa Manna che è responsabile delle politiche culturali del Censis ma anche vicepresidente del Consiglio nazionale degli utenti. Siamo tutti quanti utenti e siamo tutti quanti diciamo, persone che godono di, di opportunità ma con senso critico e quindi benvengono queste associazioni che cercano di mettere assieme tanta parte di società civile che si impegna quotidianamente affinché sia garantita la qualità in tutta la nostra diciamo, comunicazione, eh, da tutti i punti di vista e secondo tutti i media che si vogliono utilizzare. La Camera dei Deputati è davvero felice di ospitare giornate di approfondimento come queste, che sono momenti di riflessione, ma anche di gioia, perché sono anche il riconoscimento di un buon operato che talvolta contribuisce a eliminare quella velo di tristezza o di malinconia che, eh, in maniera non meritata, talvolta ricade sul nostro Paese. È una giornata di gioia, è una giornata in cui si premiano le buone pratiche ed è con questo spirito che eh, saluto tutti gli intervenuti. Grazie. Grazie onorevole Cesaro per le sue parole che eh, ci hanno veramente molto, molto... Eh, preso perché dicono veramente la verità e insomma siamo tutti qui per cercare di migliorare la televisione e di renderla migliore. La parola adesso alla dottoressa Elisa Manna del Censis. Buongiorno a tutte e a tutti, il mio sarà soltanto un saluto e un ringraziamento per l'azione del MoIGE. Eh, come è stato accennato anche dall'onorevole Cesaro, io ho tanti cappelli, diciamo, sono una vecchia ricercatrice che ha, una, come direbbe Giuseppe De Rita, una grande fedeltà a questo tema perché ci credo da sempre. Credo di aver fatto il mio primo libro all'inizio degli anni Ottanta, eh, andavano i cartoni animati giapponesi e c'era insomma tutta una situazione di allarme su questo tema. A me sembrava una cosa importante, vi dico anche che all'epoca qualcuno mi disse ma perché una ragazza intelligente si vuole occupare di un tema così marginale? Perché davvero era difficile capire a quell'epoca quale influenza enorme può avere, possono avere i media, all'epoca era soltanto la televisione. E tra l'altro già allora all'estero c'era un'attenzione organizzata scientifica straordinaria, erano già decenni che si facevano delle ricerche importantissime eh, che recentissimamente tra l'altro abbiamo passato in rassegna nel libro bianco dell'autorità garante per le comunicazioni dedicato a media e minori e realizzato dal Censis. Um, questo libro bianco, eh, eh, che tra l'altro è poco conosciuto, perché insomma davvero eh, credo che eh, meriti una maggiore diffusione, perché davvero soprattutto nel, nella prima parte di questo libro bianco c'è un'analisi dettagliata degli effetti dei media realmente sulle, sui diversi, eh, sulle diverse dimensioni del vivere. Um, questo libro bianco ci dice una cosa molto importante anche per la mattinata di oggi, cioè che è vero che i media possono avere una grande influenza negativa, eh? ma è altrettanto vero che sono state fatte sperimentazioni, studi longitudinali durati anni che hanno dimostrato che possono avere anche un'influenza estremamente positiva eh, sul vocabolario, sull'arricchimento del vocabolario per esempio delle fasce più eh, disagiate o per esempio sull'integrazione. C'è un programma televisivo che negli Stati Uniti eh, è diventato una specie di riferimento di culto Sesame Street perché ha davvero è riuscito a favorire in determinati contesti una coesistenza, una convivenza una condivisione tra etnie diverse. Quindi davvero eh, i media e in particolare la televisione possono avere un'influenza prosociale estremamente importante. Anzi direi che in un'epoca in cui i nuovi media, in particolare internet ci, eh, come dire, Dire, ehm, aggrediscono in qualche modo i nostri ragazzi, anche appunto l'esempio che veniva citato Pocanzi, anche in una maniera difficile da normare, da regolare, da controllare in qualche modo da parte di noi eh, adulti, davvero la televisione può diventare un riferimento positivo e credo che tutti tra l'altro abbiamo bisogno in questo momento di riferimenti positivi. Ne cito uno che che mi viene in mente perché ieri sera ero all'apertura del convegno diocesano, c'era Papa Francesco che parlava di orfananza, cioè davvero i nostri ragazzi rischiano di vivere una sorta di orfananza perché non ci sono più trasmissioni valoriali forti, trasmissioni eh, di modelli di vita davvero forti. In questo senso l'azione del Moige mi pare estremamente positiva e ringrazio a mia volta Maria Rita Munizzi, la Presidente Elisabetta Scala, tra l'altro per l'impegno anche all'interno del Consiglio Nazionale degli Utenti, perché davvero si tende e si tenta attraverso questo prodotto che ormai è diventato un riferimento stabile di dare delle indicazioni precise ai genitori che ne rende in qualche modo, li rende in condizioni di essere quasi insegnanti, di essere diciamo eh, delle, mh, dei custodi dell'evoluzione dei, dei ragazzi però dei custodi informati, dei custodi che non si sentono impotenti come spesso purtroppo succede, le, le nostre ricerche del Censis ce lo dicono abbastanza chiaramente, cioè spesso i genitori si sentono impotenti rispetto ai messaggi che vengono dall'esterno. Quindi una, uno strumento di orientamento, di indicazione mi sembra estremamente importante. Io ringrazio ancora il Moige, chiudo qui e auguri di buon lavoro per il futuro. La parola adesso a Elisabetta Scala, vicepresidente del MOIGE e responsabile dell'Osservatorio Media, prego. Allora, io giusto due parole per introdurre un pochettino questa guida per chi già non la conosce e per farvi venire un pochino di curiosità eh, per andare a leggere i contenuti e a scoprire come abbiamo valutato le varie trasmissioni. E, Sottolineo che come ormai facciamo da, da vari anni e questo è il frutto di un lavoro di un anno. Un anno di raccolta di eh, segnalazioni televisive che vengono, eh, arrivano al nostro numero verde 893-7070 o al nostro sito internet www.genitori.it e adesso anche la pagina Facebook e Twitter. E, eh, ci arrivano segnalazioni da tutti, dalle famiglie, dai giovani, dagli educatori, da chiunque interessato a questo tema. E, oltre a questa, a questa raccolta di dati abbiamo anche ehm, l'attenzione, abbiamo il nostro gruppo di lavoro che è appunto coordinato e guidato da Alessandra Caneva che è un'esperta di programmazione televisiva, autrice di, di programmi televisivi e anche docente universitario. Che eh, appunto prende in esame, oltre a tutto questo materiale che noi gli consegniamo, anche ehm, diciamo, tutti i programmi che hanno un ottimo livello di ascolto e che, quindi, già solo per quello hanno un'influenza decisamente importante su, sulle nostre famiglie, e vengono esaminati anche quei programmi che, in qualche maniera, troviamo interessanti per i loro contenuti e i loro messaggi. E vengono appunto esaminati con un sistema eh, vengono presentati nella guida in una maniera semplice accessibile a tutti eh, come diceva Elisa Manna è una guida per le famiglie quindi un linguaggio molto chiaro molto semplice anche visivo noi eh, utilizziamo questo sistema dei simboli che dà subito un effetto sulla qualità del programma. Partiamo dal bidoncino che è abbastanza un messaggio chiaro sui programmi trash, fino ad arrivare alla stella che è il massimo della qualità, e la conchiglia del Moige, che sono proprio quei programmi che a breve, fra pochissimo premieremo, e che appunto consideriamo family friendly, cioè adatti ad una visione familiare anche con dei contenuti di un certo rilievo. Eh, cosa dire sulla eh, la guida di quest'anno? Eh, in particolare abbiamo notato un anno importante, molto importante per la fiction. Una fiction che è stata capace di portarci molti messaggi eh, su vari fronti, quindi dal punto di vista dell'immagine della famiglia, del, del, dell'educazione dei ragazzi, problemi sociali, eccetera. Lo vedremo poi nella premiazione. Ma oltre ai film premiati, alle fiction premiate, mi, mi preme sottolineare che ne abbiamo altre che abbiamo indicato con Stella di altrettanto valore. Penso a Un bambino cattivo, penso al film su Don Diana, penso alle serie tv di Ray 2, Castle, Rex e tante altre cose comunque di valore che vi prego di andare a vedere. Mm, ancora l'intrattenimento: abbiamo avuto The Voice of Italy che è stato un programma seguitissimo, capace di, mettere, di avvicinare adulti e ragazzi, e, e poi eh, l'intrattenimento per ragazzi eh, come può essere Mucco Pallino che è diventato un programma interattivo. E cartoni animati che si confermano quali Peppa Pig, eh, Barba Papà, eh, Lo Zecchino d'Oro quindi diciamo ancora eh, programmi di valore. E, Spot, anche spot che è capace di trasmetterci dei messaggi interessanti, lo vedremo bene anche sempre nella premiazione. In negativo devo dire qualche cosa, mi dispiace ma bisogna fare anche questo, quest'anno una crescita della presenza di violenza in televisione, violenza nella fiction con immagini sempre più forti e, e diciamo iperrealistiche che a volte veramente vanno al di là, della possibilità anche dei nostri eh, ragazzi di contenere emotivamente certe situazioni e in particolare abbiamo avuto purtroppo anche eh, casi eh, che hanno fatto scalpore, un bambino eh, che voleva mh, bruciare la culla del, del proprio fratellino, eh, piuttosto che eh, la, la violenza sulla donna che è un tema importante da portare assolutamente, ma quando si va oltre nel, ehm, nei particolari, nella, nella aggressività si rischia di avere un effetto controproducente invece di denunciare si può rischiare di avere addirittura purtroppo fenomeni di emulazione perché dall'altra parte dello schermo non sappiamo mai chi c'è e comunque a suo fare ha delle immagini violente e questo appunto parliamo di fascia protetta i programmi che noi esaminiamo sono tutti in fascia protetta dobbiamo eh, sempre considerare all'effetto che possono avere e, Diciamo ancora nell'intrattenimento abbiamo avuto eh, Domenica Live che ci è stata spesso segnalata per eh, dei servizi eh, sul diciamo, sesso estremo nel primo pomeriggio della domenica ma lì c'è stato un ripensamento anche della rete e noi ne teniamo conto e ringraziamo di questi interventi e mh, e A volte ecco, la cronaca eh, trattata in troppi dettagli, troppi particolari, che rischiano di eh, andare oltre alla notizia e magari non aiutare, per esempio quando si tratta di minori eh, vittime no? di, di, o protagonisti di casi di cronaca, pensiamo alle baby prostitute, eh, rischiano di mettere troppo eh, sotto i riflettori queste situazioni e non aiutare i ragazzi coinvolti. E' una riflessione anche da parte delle famiglie seria e importante su questo. Temi. E, le, gli spot, l'ultima cosa, ricordo, eh, abbiamo condannato quegli spot che scelgono la via facile per attirare l'attenzione con la volgarità, il doppio senso, quando invece abbiamo degli esempi eh, straordinari che andremo a vedere fra poco. Anche, la tele, anche lo spot può portare dei messaggi interessanti. Non aggiungo altro, vi lascio eh, alle premiazioni e poi a una, attenzione, eh, una lettura attenta alla nostra guida televisiva che speriamo che sia anche di aiuto per chi la televisione la fa. In tanti casi lo è stato, abbiamo avuto quest'anno degli esempi di collaborazione con personaggi che fanno televisione, ringrazio Bibi Ballandi e, e tante altre persone che ci ascoltano e, e si mettono in discussione. Grazie. Bene, e adesso passiamo alla parte mh, clou della, del nostro programma, e cioè la premiazione dei vari programmi. Cominciamo con la categoria delle fiction. Ci mettiamo di là. Ci spostiamo davanti così tutti possono vedere. Cominciamo con la categoria delle fiction, dicevo, e la prima fiction, di cui adesso eh, la nostra Elisabetta Scala leggerà la motivazione, è Olivetti, la forza di un sogno. Per la straordinaria attualità della miniserie, che denuncia come l'idolatria del denaro mette in secondo piano la dignità della persona che lavora e che contribuisce con i suoi sforzi al buon andamento di un'azienda. Riceve il premio Conchiglia Moige per la miniserie Adriano Levetti, La Forza di un sogno, eh, Rai 1, Eleonora Andreatta, eh, direttore di Rai Fiction, l'editor Saverio D'Ercole e lo sceneggiatore Franco Berlini. Consegna il premio alla famiglia Azzone con papà Giovanni, mamma Monica, Giorgia e Sara. Io voglio ringraziare MOJ per aver riconosciuto il lavoro che è stato fatto in questi, quest anno, in questi due anni della mia direzione sulla fiction. Noi siamo consapevoli della responsabilità che il, la televisione ha rispetto alla costruzione dell'immaginario, rispetto a quelli che sono i modelli. E quindi abbiamo lavorato su una linea editoriale che fosse una linea editoriale inclusiva e che partisse innanzitutto da quello che può unire e quindi i valori. I valori che sono sia quelli del passato, gli esempi, quindi Olivetti e anche altri titoli che vedremo, ma anche il racconto della contemporaneità e su questo un'attenzione particolare a quelli che, eh, alla molteplicità dei punti di vista, in particolare a quello dell'infanzia. Allora ci puoi anticipare qualcosa per quanto riguarda il futuro? Cioè questa attenzione che Rai Fiction sta avendo per la famiglia si continuerà anche in futuro? Quindi ci puoi anticipare qualche titolo? <ride> Ma stiamo lavorando con eh, gli eh, Pupi Avati, ha eh. un bellissimo progetto, che sempre racconta, racconta di famiglia, racconta di infanzia e racconta anche dell'importanza del valore dell'integrazione. E ehm, stiamo lavorando al seguito di Braccialetti Rossi, che è una delle serie che ha segnato più fortemente probabilmente il cambiamento, anche eh, del punto di vista, del racconto del punto di vista rispetto all'adolescenza, e ha portato anche temi cruciali come la paura della morte o la malattia in televisione e poi in generale comunque allo sviluppo di quelli che sono da un lato i progetti che riguardano appunto il passato, adesso sarà premiato oggi anche quello dedicato al maestro Manzi, sono tutti progetti che parlano un po' di un'Italia che eh, era capace diciamo di un'energia e di una capacità di crescita e che guarda all'oggi come possibilità di ritrovare le stesse energie. Grazie mille a Tinni e Andreatta e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Franco. Sì. È stato esaltante lavorare su Olivetti perché ha mostrato nei fatti che un'Italia più giusta e diversa è possibile. Era e lo è. E il miglior riscontro che è quel, il lavoro che.